Nuova reaction pazzesca e assurda, ragazzi, incredibile, siamo già tornati su una nuova reaction a tema Poppy Playtime, capitolo 4, pazzesco e assurdo e incredibile. Questa settimana di Halloween, ragazzi, mi sta facendo uscire di testa, incredibile. Dico questa cosa perché stanno succedendo un po' di cose spicy e non in questa settimana incredibile, tra impegni incredibili, cose assurde, eventi non previsti che però succedono e altre questioni spicy. Purtroppo il mio equilibrio di farvi uscire un video al giorno più uno shorts al giorno purtroppo è andato via come Halloween incredibile, perché già da me stanno mettendo i panettoni nei supermercati, incredibile. Però nonostante questo, è proprio ovviamente questa intro la dirò anche negli altri video per fare un collegamento sus, nella settimana incredibile di Halloween, pazzesca e assurda, vedrete forse 4 video, se ci riesco, almeno 4 video cercherò di metterli, ovviamente più 4 shorts. Sicuramente avrete visto la puntata numero 3 dell'anti-show, ragazzi, quella sicuro, più lo shorts la vedrete sicuramente, ragazzi, per editare quel video. Mamma mia, mi sono divertito un mondo, ma per editare quei video, ragazzi, ci metto veramente un botto. Poi, incredibile, vedrete lo speciale di Halloween, probabilmente lo vedrete il primo a pranzo. In fondo 31 e 1 stiamo sempre là, sempre Halloween. Poi vedrete sicuramente una puntata di Project Playtime che io avevo registrato ovviamente prima dell'esistenza di questo trailer, quindi dirò alcune cose che poi mi verranno o confermate con questo trailer nuovo oppure no. Però uscirà anche quel Project Playtime a tema temporalesco, capirete quando lo vedrete, probabilmente o sabato o domenica. E poi vedrete come quarto video questa reaction pazzesca e assurda. Comunque, cercando di tornare in un mood spicy incredibile, mi avete urlato incredibile che è uscito un nuovo trailer di Poppy Playtime. Io ovviamente, ve lo dico subito, non l'ho potuto registrare il giorno stesso di quando esce il trailer, perché escono sempre puntualmente i giorni che io non sono mai in ufficio, quindi ho dovuto aspettare che passasse il weekend e oggi lo sto registrando appena arrivato, fresco fresco, incredibile. Non mi sono visto niente, l'unica cosa che mi avete detto è che si vede un personaggio mistico nuovo che potrebbe essere Yharnam, e guarda caso il trailer si chiama Poppy Playtime Chapter 4 Trailer Yharnam, quindi si vedrà questo Yharnam incredibile, che doveva essere questo personaggio fatto di Yharnam, che dovrebbero essere tipo fili colorati. Tipo, io me lo immagino come un Mocho Vileda colorato, non so, perché da quei leak che si vedevano c'era lui, che è appunto questa specie di matassa colorata, non so che cavolo sia, e poi c'era quel leak del Pianosaurus, non so se l'avete visto, ma sicuramente l'avrete visto, che era quella specie di dinosauro fatto come un pianoforte. Cose strane, questo capitolo 4, ragazzi, sta volando veramente. In realtà vorrei dire tante cose, però vorrei prima buttarmi nel trailer e poi magari ne parliamo dopo, ragazzi. Sarà che sono un po' confuso io in questi giorni, ragazzi, però tra il mischiume di Poppy Playtime e tutto quello che mi sta passando in questi giorni, ragazzi, la mia mente godoversica sta per andare in una tangente non spicy, ragazzi. Però, ragazzi, incredibili, godiamoci questo trailer incredibile che voi probabilmente avrete visto 500.000 volte, io non l'ho visto neanche una volta. Vediamo un po' che si vede in sto trailer e poi ne parliamo. Vai! Ok! Ok, stiamo scendendo con un ascensore sus. Ok. Questo è il fumo rosso? Ok, questa è la zona che si vedeva nell'altro trailer, quella con Baba Chops, ho imparato il nome, lo Smiling Nightmare a pecorella. Cava 1C, tipo, o grotta? C'era pure un simbolo della manina, vabbè, poi me lo rivedo, ragazzi, tranquillo, e poi stoppiamo pure. Quindi non è un trailer dal punto di vista delle creature, mi sa che tipo siamo noi quello, no? O siamo noi o è uno specialista random tipo Project Playtime, ma deduco siamo noi. Ok, è cascato qualcosa dalla montagna dei cadaveri. Sempre sto simbolo sus, eh? Vabbè, poi ne riparliamo, eh. L'atmosfera sembra oltre il creepy, ragazzi. Siamo veramente ad alti livelli, secondo me. Ok, queste sono le celle sus che si vedevano. Cos'è uno smiling creep? Terzo. Qualcuno ha pestato lo Smiling Critters. Telecamere, prototype time. Ok. Ah, eccolo Yharnam. Infatti è fatto come un Mocho Vileda, ragazzi, me lo sono immaginato esattamente così io. Questa è la prigione sus. Ok, c'è un occhio sus incredibile, ragazzi, ma quanto è creepy quell'occhio. Wow. Ciao prototype, sei tu?
ragazzi, ma quanto inquina! Te l'occhio. Boxy Boo! Dai, è Boxy Boo! Ma che carino! Oddio! È fighissimo! Gennaio. Ragazzi, credo sia una delle robe più assurde che abbia mai visto. Meno male che non me lo sono spoilerato! Allora, mo lo rivediamo il trailer, ragazzi. Fatemi gustare questa meraviglia horroresca, ragazzi. È incredibile. Allora, sarà che ho fatto da poco il video su Bendy, però vi giuro che il mio primo pensiero è stato: hanno preso il design del Bendy prototipo. E chi ha visto l'ultimo video di Bendy capirà. Rivediamo un'altra volta e poi ne riparliamo, ragazzi. Esce a gennaio, non il 4 gennaio, giusto? Se uscisse un capitolo all'anno con una grafica che aumenta così ogni volta, ragazzi, ci firmerei, guarda. Ma stiamo scherzando. Rivediamo un'altra volta, assolutamente. Allora, con calma, poi ne parliamo, eh. Allora, questa scena iniziale, ora risentendo, ho sentito una voce sus qui. Questo è il finale del capitolo 3 mischiato con l'inizio del capitolo 4, dove noi appunto scendiamo tramite un ascensore sus. Kissimissi viene attaccata da un'entità misteriosa che a questo punto può essere Yharnami, questa cosa qui, perché visto quanto cavolo è spaventosa Yharnami, deduco che Yharnami contro Kissimissi, Kissimissi le prende alla grande, cioè questo affare gli stacca una gamba in un istante, cioè a meno che Kissimissi è peggio di Akiwaki quando va in Berserk, però non lo so, eh. E scendiamo. Già si vede il rosso del Red Smoke, perché io vi ricordo che la lore del capitolo 3, più che lore, la trama del capitolo 3, è che noi effettivamente stiamo cercando di spostare questo fumo rosso da sopra a più sotto. Ora, io qui vi ricito sempre la teoria che ho sentito da un canale YouTube, però non mi ricordo quale, che citava proprio il fatto che, secondo dei leak sus, il nostro downista vuole buttare questo fumo rosso nella parte più bassa della fabbrica per poi farlo scoppiare. Questo perché il fumo di Catnap mi pare che era una cosa che si infiammava con molta facilità. Questo siamo noi. Oppure è tipo Project Playtime, un tizio random che è venuto prima di noi, però l'effetto che fa arrivare a noi è che siamo noi, perché è quello che noi sperimenteremo, è quello che noi vivremo, no? Non lo so, sus, una delle due, però probabilmente siamo noi. Domanda da $1 miliardo godoversici: dov'è finita Pop in tutto questo? Questa zona qui, ve la dico subito, assomiglia tantissimo alla zona del vecchio trailer, dove si vede la pecorella che si chiama Baba Chops, chiamiamolo con il nome suo incredibile, che è uno dei Nightmare Critters. Cosa sono i Nightmare Critters? Una versione teenager, più dark, edgy, degli Smiling Critters, quindi probabilmente per un pubblico di teenager, però di fatto non l'hanno mai venduti e quindi li hanno fatti e li hanno abbandonati qui. Queste tecnicamente sono le prigioni, dove appunto ci mettevano i giocattoli forse più pericolosi, quelli proprio fatti e poi ci hanno ripensato. Però qualche Smiling Critters fino qui ci è arrivato, e infatti ha fatto una brutta fine perché se li sono mangiati tutti, no? Quindi noi arriviamo qua, ci sono questi container, che non capisco che cavolo servono questi container. O ci mettevano i cadaveri dentro, dei giocattoli, oppure una cosa molto bella che ho sentito sempre in un video che voglio condividere con voi sarebbe che questi container contengono giocattoli che poi venivano spediti dalla Playtime Co. in altre fabbriche sparse per il mondo, e questa cosa sarebbe molto figa perché si attaccherebbe a un'altra teoria che ho letto sempre online, che potrebbe aprire le porte a un possibile Poppy Playtime Universe, e con questo intendo futuri giochi spin-off, sequel, pre-sequel, quello che vi pare, o giochi secondari che hanno sempre a che fare col franchise di Poppy Playtime, però non fanno la fine di Project Playtime, ma effettivamente magari tu sei un altro personaggio, ci sono altri giocattoli, magari c'è un'altra fabbrica X che si chiama la Toy Playtime, che ne so, che sta in Colombia, non lo so, e li fanno altri esperimenti sus, ci sono altri dottori sus e altri giocattoli sus. Sarebbe un modo originale di mandare avanti questo gioco negli anni, ovviamente cercando sempre di non fare idee uguali, però secondo me l'idea dei container è molto sus. Questo siamo sempre, immagino, noi che camminiamo e siamo osservati, quindi mi fai capire che Yharnami ci sta tipo seguendo da appena caliamo dall'ascensore sus, oppure non è Yharnami e può essere un'altra creatura sus, può essere pure che sono i Nightmare Critters che ci vedono, eh. Io, ragazzi, voglio dirvi un mio desiderio, ve lo dico col cuore in mano, che per chi ha seguito tutti i gameplay su Poppy Playtime capitolo 3 sa benissimo che una delle mie più grandi delusioni nei confronti del capitolo 3, oltre a Miss Delight, che vabbè ormai lo sapete è diventato un meme il mio amore nei confronti di Miss Delight, è il fatto che Catnap è stato un po' una delusione, perché a parte la boss fight finale di Catnap, che considero ancora oggi una delle più belle della mob perché è originalissima, appena la capisci ti diverti un mondo a farla, Catnap è usato pochissimo. Proprio loro avevano messo l'acceleratore sul fatto che Catnap fosse una minaccia continua, sai, Catnap è il cacciatore, tu sei la preda, però di fatto Catnap lo vedi che gira un pochino ma non fa niente. È stato veramente deludente il fatto che non abbiano usato Catnap come avevano promesso. Ora
Secondo voi, domanda incredibile, Yharnabi farà quello che non ha saputo fare Caltrap nel capitolo 3, cioè essere una minaccia costante nel nostro culetto da specialista sus per tutto il tempo? E con questo intendo che non ci devono essere interazioni scriptate, io intendo proprio che se sto troppo tempo in una stanza, magari, per un enigma, devo avere paura che Yharnabi possa venire lì a ciularmi da dietro, incredibile. Quindi mettete magari qualche posto per nascondersi, tipo Outlast, renderebbe anche il gameplay molto più frizzantino. E poi questa cosa, invece di metterla solo su Yharnabi, la mettiamo su qualsiasi nemico del capitolo 4, quindi cambiando proprio il gameplay, rendendolo molto più frenetico, un po' tipo come in Bendy, che quando appare Bendy ti devi nascondere. A me andrebbe bene, reso un po' più adrenalinico, no? Secondo me sarebbe tanta roba. Andiamo avanti. Ah, ecco, questo è interessante. Qua dice cava 1C, quindi tipo grotta 1C, cose del genere. E qui c'è un simbolo di una manina, che non so se vedete, ma è letteralmente sopra la cam. Quindi questo potrebbe essere o il classico metti la manina azzurra e si apre la porta, oppure potrebbe essere un gadget per un'altra manina nuova, che spero ci siano appunto manine nuove. Ready mi fa capire che potrebbe essere sei pronto per qualche cosa, quindi potrebbe essere un enigma sus nuovo, non lo so. Però il fatto che ci sia una grotta chiamata 1C mi fa dedurre che ci siano appunto altre grotte spicy. Qui il fumo rosso tra l'altro sembra quasi lava, incredibile. Ecco, questa è proprio l'area dove c'era Baba Chops che si mangiava lo Smiling Critters di Dog Day. Allora, qui c'è una roba sus, ragazzi, io ve lo ripeto. Questo simbolo qui, secondo molte teorie, e io ci voglio credere, ragazzi, perché per me è assurdo che ci sia questo odio nei confronti di Boxy Boo. Perché questo simbolo qui, secondo tanti fan, è il simbolo di Boxy Boo. Perché è il simbolo di Boxy Boo? Perché se vi vedete Boxy Boo e vi vedete i quadratini qua, sono lo stesso colore, ragazzi. Rosso, blu e giallo sono i colori di Boxy Boo. Altra teoria per quanto riguarda questo simbolo è che questo fosse tipo un simbolo segreto per far capire ai piani alti della Playtime se c'erano problemi in quest'area qui. Dato che questa era un'area segreta, mettevano il timbro così sui fogli che mandavano chissà dove e capivi, ah ok, c'è un problema lì, senza dirlo agli altri, perché giustamente non è che tutti sapevano di queste aree sus. Però nel mio cuoricino, ragazzi, io spero che Boxy Boo sia almeno in questo gioco, ragazzi, perché Yharnabi, secondo me, non lo so se è il vero main villain. Per carità, rispetto a Baba Chops, Yharnabi mi dà l'idea di un possibile main villain. Però allo stesso tempo, sai, no, mi dà più l'idea di nemico secondario, no? Un po' come un Dog Day o come una Miss Daylight, no? Cosa del genere, ragazzi. Andiamo avanti. Vedete? Quell'affare che cade non è un giocattolo morto, ma Yharnabi sicuro. Che però qui pare più piccola rispetto a prima. Queste si vedevano nell'altro trailer. Qui dentro secondo me ci mettono i giocattoli più pericolosi, oppure giocattoli che non hanno mai funzionato, oppure giocattoli che volevano usare ma poi non l'hanno più usati. Sicuramente però sono tutte Bigger Body Initiative, non ci mettevano sicuramente gli Smiling Critters qua dentro. Ok, questo siamo sempre noi, l'ombra nostra. Questo qui non capisco, sembra uno Smiling Critters o un Nightmare Critters che viene letteralmente schiacciato da una zampa, che appunto sarà la zampona di Yharnabi. Tra l'altro guarda che arti che c'ha. Questo è l'occhio, sono tra le cose più importanti, ovviamente, di Yharnabi. Sono tra le cose più importanti perché questo vuol dire che qualcuno ci guarda. Ora, io me ne sono visti i video su YouTube della mob, che erano un recap dei vari capitoli, ragazzi. E come si dice sulla community, il buon Dottor Sawyer dovrebbe essere vivo e vegeto, se non si è fatto anche lui esperimenti sus, ed è lui quello che ci guarda da quando siamo arrivati. Qui però c'è un conflitto di interessi, ragazzi, perché, scusatemi, se c'è il Dottor Sawyer che ci guarda e fa cose sus, e dall'altra parte c'è il prototype, io ho sempre dedotto che la roba tecnologica era mossa dal prototype, non da un umano come il Dottor Sawyer. Sarebbe strano se fosse Sawyer a guardarci dalle telecamere, cioè è possibile che il prototype appare solo per prendersi i giocattoli morti dopo che noi facciamo tutto il lavoro e poi basta, non gliene frega niente di quello che facciamo noi. Però, ripeto, battono molto sul fatto che questo sia Sawyer che ci guarda sus. Perché infatti Yharnabi è una creatura creata da Sawyer e quindi è collegata a lui, avrebbe pure senso. Però pure Boxy Boo, quindi sus. E arriviamo a questa che dovrebbe essere tipo la reception della prigione. Allora, qui dentro si vede una creatura sus che sembra appunto un mocio. Questa creatura deduco sia proprio Yharnabi, che infatti assomiglia a un leone fuso con un mocio colorato. Ripeto, il fatto che ci stalkeri così tanto è tanta roba. E qui, ragazzi, c'è una delle robe più inquietanti di tutto il trailer. A parte che si rivede sto quadratino, che appunto spero sia Boxy Boo, però sus. Questa roba, ragazzi, è senza senso per me. Cioè, questa roba dell'occhio è allo stesso livello del reveal di Yharnabi. È di un inquietante che non avete idea. Guardate che roba, ragazzi.
Yharnam ha messo il cadavere dello Smiling Critters di poco fa sul monitor, non so se è lo stesso, ma sembra proprio lui. Cioè, questo qui schiacciato è lo stesso che poi è messo qui sopra, vabbè. Però qui c'è un occhio. Allora, ovviamente, prima cosa che vi vorrei dire è che palese è il prototype. Però ripeto, essendoci l'aneddoto Dottor Sawyer, possibile che questo sia il Dottor Sawyer che ci guarda? Però, sus, io vorrei che fosse il prototype. Oppure, altra cosa figa, potrebbe essere una nuova meccanica di gameplay del gioco. Che cosa intendo con nuova meccanica di gameplay del gioco? Intendo una roba tipo che c'è questo occhio sus che ti guarda e se non fai l'enigma in tot tempo, oppure ti muovi in maniera sbagliata, oppure sbagli, un po' come in Project Playtime che suonano le robe, si attiva quest'occhio e da normale diventa rosso e magari arriva un mostro a ciularti, capito? Altrimenti è a teoria che ho il prototipo Dottor Sawyer. Però sarebbe figo se fosse una meccanica di gameplay, perché guardate quanto diventa arrabbiato l'occhio sus. Qua, tra l'altro, per un attimo se ne vedono più di uno, avete visto? Non so, eccoli! Questo, ragazzi, è veramente super creepy per quanto mi riguarda. Guardate che roba assurda. Cioè, un occhio fa paura, ma tanti occhi, ragazzi, questo è un incubo lovecraftiano, tutti questi occhi brutti, e poi diventa rosso. Vedi? Si chiude un pochino, come per dire, t'ho visto poco poco, e poi diventa rosso così, e secondo me, quando l'occhio diventa rosso, ragazzi, siamo letteralmente fottuti. E poi qua c'è una roba che, secondo me, è molto importante, perché qua io all'inizio mi sono bagnato, avete visto, perché quando ho sentito la musichetta ho detto, mamma mia, è Boxy Boo. E invece non è Boxy Boo. Tutti i body grossi che stanno qua sotto hanno la meccanica di Boxy Boo, che c'è la musichetta e poi ci sono loro, sus. Sente la musichetta e ce l'ha dietro. Vedi? Musichetta sus. Tra l'altro mi piace come si gira rassegnato, come per dire, cazzo, sono stato mangiato. Eccola qua. E questa è Yharnam. Allora, ragazzi, ve lo dico sinceramente, il design è incredibile. Adoro il suo design, ragazzi. Io non ho idea di come l'abbiano pensata, ma io ve lo posso dire, è a mani basse la roba più horror che abbiano mai messo in questo gioco, ragazzi. Mi spiace Catnap. Forse Miss Delight, il jumpscare di Miss Delight è creepy perché lei c'ha tutta la bocca rotta. Però tolta Miss Delight, questa roba qui è senza senso, ragazzi. Il fatto che ti trollino, come per dire, ah, guarda com'è pucciosa! E poi apre la bocca, ragazzi, non ha parole. Guarda che roba. Ma che avete creato? Sembra il prototipo di Bendy. Per chi segue la serie di Bendy, Ink Machine capirà. Il prototipo di Bendy era un Bendy che apriva la bocca invece che così, così, con i dentoni così. Quindi non so se abbiano preso ispirazione da là. Ma la roba più inquietante, e questo non c'era nel prototipo di Bendy, è che c'è un'altra bocca dentro. Un po' come Akiwaki. Pure Akiwaki c'aveva la bocca grande e la bocca piccola, però è assurdo. Cioè, mi ricorda il trailer di Project Playtime quando c'è Boxy Boo che apre la bocca sus, no? Non lo so, ragazzi, c'è un collegamento nascosto a Boxy Boo, perché anche Boxy Boo ha la musichetta, anche Boxy Boo ha i dentoni così, anche Boxy Boo è silenzioso e ti attacca alle spalle. Quindi a meno che tutti i giocattoli creati da Dr. Sawyer in versione grande sono Boxy Boo-like, quindi sono tutti musica, dentoni, ti attaccano alle spalle, potrebbe essere il marchio di fabbrica di Dottor Sawyer, ragazzi, potrebbe essere. Quindi questo mi farebbe piacere, perché vuol dire che potrebbe esserci Boxy Boo in questo capitolo, almeno come un cameo, magari poi la rincontriamo nel capitolo 5, però sarebbe molto bella come cosa. E a questo punto sono preoccupato anche per tutti gli altri mostri che ci saranno qua, se saranno simili a questo, ragazzi, ma questo è assurdo. Tra l'altro, una piccola chicca, lei non ci attacca, ci guarda, ma non ci attacca. Quindi o è scontato che moriamo se ci abbiamo Yharnam così, oppure potrebbero inventarsi un'altra roba che renderebbe il gameplay ancora più complesso, tipo che se l'occhio diventa rosso, Yharnam ti attacca e tu rimani immobile, magari Yharnam non ti attacca. Se poi tu però fai solo un minimo movimento, c'è il jumpscare. Una tecnica per salvarti, magari rimani frizzato per un istante e magari lei poi chiude la bocca e si allontana piano piano, no? Però se poi ti muovi, ti ciula di nuovo. Veramente bello, ragazzi. E poi dice che esce a gennaio. Che dire, ragazzi, noi ci vediamo a sto punto nella reaction tra qualche settimana sul nuovo trailer che uscirà, forse sarà sul Pianosaurus, sarebbe carino. Che cosa, secondo voi? Ci vediamo alla prossima puntata delle reaction pazzesche assurde. Woo!